frigoriferi di nuova generazione che contengono importanti farmaci e poi una totale riorganizzazione del punto farmaceutico ospedaliero che consente una miglior fruizione da parte proprio del cittadino qui all'ospedale San Donato di Arezzo. Sono degli ambienti luminosi che consentono quindi anche ai nostri operatori sanitari di lavorare in tranquillità e in benessere e ovviamente agli utenti di avere una sala d'aspetto, comunque un posto confortevole anche nel momento in cui sono in attesa della ricezione del farmaco. Alle sue spalle questi frigoriferi che lei ha definito di ultima generazione, che cosa significa? Quali sono i farmaci che consentono di essere conservati e perché sono così importanti? Negli ultimi anni e sempre di più, poi andando avanti, ci troveremo di fronte a dei farmaci che sono dei farmaci biologici, così definiti dalla loro derivazione e produzione, e devono essere conservati a temperature controllate fra i 2 e gli 8 gradi. Questo ovviamente ci dà all'interno dei frigoriferi, ci dà la percezione di avere comunque dei farmaci molto preziosi che devono essere controllati, che devono essere conservati in delle condizioni sempre comunque monitorate, e questi frigoriferi di ultima generazione, che sono dei frigoriferi medicali, hanno non soltanto più motori in caso di rottura accidentale, quindi di assicurare una continuità di attività e di raffreddamento, ma hanno al loro interno anche molte sonde dislocate per tutti i ripiani e per tutta la grandezza del frigorifero, che consentono quindi una distribuzione costante e uniforme della temperatura, umidità, e sono ovviamente monitorati da remoto continuamente, quindi ogni allarme che dovesse esserci e ogni sbalzo di temperatura è registrato in tempo reale. Questi sono i laboratori sterili all'interno dei quali vengono allestiti i farmaci antiblastici che poi sono diretti a tutti i DH oncologici sia della provincia di Arezzo che dell'ospedale di Nottola. E ci sono dei farmacisti dedicati che monitorano quello che viene prescritto e valutano anche l'appropriatezza del protocollo terapeutico. Dottoressa, l'integrazione tra la farmacia appunto del San Donato e quella invece territoriale, come si concretizza e quanto e se è importante? È molto importante, soprattutto in questo momento dove anche secondo il nuovo DM77 c'è un forte potenziamento del territorio e una continuità ospedale-territorio davvero forte. Noi ad esempio abbiamo all'interno del punto farmaceutico di distribuzione uno sportello dedicato all'autorizzazione e al ritiro dei farmaci per i pazienti affetti da diabete mellito, e quindi possono ritirare tutti i dispositivi al loro bisogno.